finestra, abbracciato con te. Qualche fortuna c'è il giro d'Italia che passa domani sotto casa mia. Potrò vederlo dalla mia finestra, abbracciato con te. Questa sfuriata di Van Gogh, iniziata a 3 km dal secondo Gran Premio della Montagna, e si sta concludendo quest'oggi quando siamo a 250 metri nel modo più bello, con l'urlo della gente che accoglie quest'oggi questo piccolo grande uomo che in vetta ai 2000 metri di Cervinia arriva a regalarci una vittoria bella, una vittoria nella quale forse non potevamo credere, ma arriviamo a salutare anche noi oggi il successo di Ivan Gotti. Vince, vince alla grande, passa adesso sul traguardo, alza due volte le... Grandi notizie a girosera dai 2000 metri di Cervinia, notizie belle come nessuno avrebbe potuto sperare ed immaginare. Un italiano, Ivan Gotti, è in maglia rosa e per la prima volta dai tempi di Gianni Bugno e di Franco Chioccioli l'Italia va a letto stasera con la concreta speranza di poter tornare a vincere il Giro d'Italia. Non sarà facile, questo è sicuro. Ivan Gotti oggi però ha demolito letteralmente Tonkov, che sembrava indistruttibile, e ha mandato a gambe all'aria tutta la concorrenza a partire da Luc Leblanc, il francese che doveva attaccare e che invece alla fine è letteralmente colato a picco. Giornata memorabile quella di oggi qui a Cervinia, una giornata che possiamo definire veramente straordinaria, senza paura che questo aggettivo possa sembrare esagerato. Noi la andiamo a rivivere subito nella sintesi e nelle parole del nostro Francesco Pierantozzi. È il via della tappa più attesa di questa prima parte del Giro d'Italia, la Racconigi Cervinia, 232 km, tre Gran Premi della Montagna, tutti negli ultimi 80 km di corsa. C'è poco tempo per guardare il paesaggio, non c'è al via questa mattina Piotr Ugrumov con la febbre a 40, ha dovuto disertare il Giro d'Italia, sono rimasti in 144. Un pronostico sulla giornata, a Bugno. No, come? Abbiamo beccato il secondo. Ma veniva Eurosport, che c'è non come. Non c'è non come. Non vuole parlare Bugno, non parla nemmeno Gotti facendo di no con la testa, parla invece Pippo Casagrande. Volevo sapere se erano già passate a portare le pistole, quelle lancia lazzi, per farsi individuare dopo quando siamo in salita, per farci venire a prendere. Pippo Casagrande ha poca fiducia nei suoi mezzi, mentre Volpi ci presenta un nuovo corridore. Il futuro dei gregari ti è assicurato. Gregario secondo me avrà un grande futuro. Questo ragazzo giovane si farà sicuramente, come Gregario si farà. Partiti significa che si comincia ad andare, si comincia a viaggiare forte. Pensate che Volpi è stato gregario di Bugno alla Gatorade, ma intanto davanti il team Polti vuole rendere la corsa dura sin dai primi chilometri, la squadra di Luc Leblanc che evidentemente vuole fare cose grosse in salita. Qui siamo al Gran Premio Gazzetta dello Sport e c'è Wust che ha già vinto una tappa, che precede Werner, 10 milioni alla festina. Dopo il Gran Premio della Gazzetta dello Sport c'è un rallentamento nel gruppo, percorsi circa 30 km, vedete 200 all'arrivo, sono 232 totali, il gruppo se la prende comoda. Allora noi andiamo ad ascoltare qualche notizia dal TG Giro. Amici di Rete 4, buonasera e benvenuti a TG Giro. Queste le principali notizie di oggi. Controlli. Alle 8 di stamattina, a sorpresa, Cesare Cadeo è stato sottoposto ad un esame del sangue al Park Hotel di Mondovì o Mondovi. Nel suo sangue è stato trovato il 49% di globuli rossi e il 51% di birra Heineken. Saluto da Fabiano Fontanelli, una giuria di esperti, dopo aver attentamente ascoltato le telecroniche di Davide De Van, prima voce, e Silvio Martinello, seconda voce, ha stabilito che non si capisce perché Martinello sia secondo e De Van primo. Sì? Sì? Oh, va bene, la dirò subito. Ebbene, scusate, sai chi era? Il mitico cavalier Silvio. E che ha detto? E Silvio ha detto che sospenderà per 15 giorni Cesare Cadeo dal suo incarico. Imbarazzo. Dopo le ripetute gaffe in telecronaca, Claudio Di Benedetto è stato sottoposto ad un test psicologico. Si è visto che se deve dire ruga, dice riga. Ecco perché a Rete 4 pregano perché non debba mai più dire fuga. Andrea Noè, quarto in classifica, spera che domani a Cervinia Tonkov e Leblanc vadano in crisi. La differenza tra lui e avversari è che loro vanno in barca.
e lui in arca. E noi comandiamo domani, in crisi. Sicuro. Bene, per questa sera è tutto. TG Giro vi dà appuntamento domani. Tanti saluti da Nicola Loda e da Fabiano Fontanelli. Ciao. Ciao. E mentre in sala stampa qui a Cervinia i giornalisti, quelli veri, scrivono il pezzo che attendevano di poter scrivere veramente da anni, i nostri giornalisti corridori, li avete appena visti, avevano proprio ragione a temere la grande scalata a Cervinia. In pochi si sono salvati. Noi torniamo ad emozionarci con il racconto dell'impresa di Ivan Gotti nella sintesi sempre del nostro Francesco Pierantozzi. 125 km all'arrivo, ricomincia la corsa dopo la calma in gruppo e a farla ricominciare di nuovo il team Polti. Scatta Mirko Crepaldi. Non raggiungerà mai un vantaggio importante, soltanto 23 secondi al cartello di metà percorso, poi viene ripreso a 100 km all'arrivo, gruppo compatto, lo vedete in questo momento, Denis Zanette davanti a tutti. Intergiro a Saint Vincent, 96 km circa all'arrivo, c'è una volata con un gruppetto che ha preso qualche metro di vantaggio al gruppo, c'è Thorsten Schmidt davanti a tutti, poi la maglia azzurra di Konicev, quindi anche Cipollini, una volata vera, Thorsten Schmidt alza le mani, Konicev si arrabbia con lui, ma il photo finish darà ragione a Konicev. Primo Konicev, secondo Schmidt, terzo Cipollini, poi vedete un po' allungato il gruppo che passa con un ritardo di 15 secondi, fincato davanti a tutti. Sullo slancio dell'intergiro se ne vanno in otto, Cipollini che vedete, Thorsten Schmidt alle sue spalle, poi Paolo Savoldelli, compagno di squadra sua e soprattutto di Dimitri Konicev, quindi Baldato, Bortolami, Bramati e in coda Gallorini. Ma presto rimangono soltanto in due, li vedete, i due compagni Paolo Savoldelli e Dimitri Konicev si liberano dagli altri sei che vengono a poco raggiunti dal gruppo e vanno verso il primo Gran Premio della montagna della giornata a Champremier. In testa al gruppo la Mapei GB, la squadra della maglia rosa, in testa al gruppo c'è Gianni Bugno che fa ancora una volta il gregario per il suo capitano, il leader di questo Giro d'Italia. Ma qui siamo già in salita del Col de Champremier. 8.400 metri, quindi quasi 9 km, dislivello di 769 metri, una salita molto impegnativa. Davanti a tutti Savoldelli, a 50 secondi il gruppo e nel gruppo scatta Luc Leblanc. Prova due, tre volte, questo è lo scatto più deciso su questo tratto di salita e sembra resistere in un primo tempo soltanto Tonkov. Vanno un po' in difficoltà i vari Gotti-Piepoli, ma proprio Gotti è il primo a riportarsi sui due e in un secondo tempo arriva anche Leonardo Piepoli, lo scalatore di Alberobello che vive la Spezia ma che è nato alla Chaux-de-Fonds in Svizzera nel settembre del 71. Questo quartetto è all'inseguimento di Savoldelli, si riduce il vantaggio di Savoldelli, arriva a una quarantina di secondi e il corridore bergamasco deve essere confortato dal suo direttore sportivo Ghirotto che gli dice di salire con estrema regolarità. Una salita dura, paragonabile, diceva Le Carreta proprio oggi, addirittura a tratti al Mortirolo. Si rinfoltisce il gruppo della maglia rosa, c'è stato un rallentamento dopo gli scatti di Leblanc e soltanto in cima possiamo valutare la situazione. Passa Savoldelli che quindi resta al comando e dietro a lui arriva un gruppo allungato dallo scatto di Cepe Gonzales con Michele Poser nelle prime posizioni, subito dietro Di Grande con la maglia rosa. 54 secondi per il leader provvisorio di questa corsa, Paolo Savoldelli, gruppo molto folto, ci abbiamo riconosciuto anche Axel Merckx dalla folta chioma bionda. Tratto di raccordo fra il Col de Champremier e la salita di Col San Pantaleon e il cartello della moto indicava Savoldelli che è diventato la maglia rosa virtuale. Un vantaggio che sfiora i 3 minuti quando Savoldelli attacca il Col de San Pantaleon e su questo col va in crisi Andrea Noè, una crisi nera. Lui che era proprio in classifica, era messo bene come avete visto dalla grafica, non ce la fa, il vento contrario taglia le gambe anche a Savoldelli che viene raggiunto da un primo gruppetto di seguitori composto da Pelliccioli, da Forconi, da Axel Merckx e da Nicola Miceli. Questa è la nuova situazione, c'è anche Cepe Gonzales, José Jaime Pico Gonzales, detto Cepe, in ultima posizione, lo avete visto in questo momento. Il gruppo comunque non è lontano, lo vediamo su queste rampe e davanti un nuovo scatto di Pelliccioli provoca un'ulteriore selezione, soltanto Merckx, Miceli e Cepe Gonzales resistono, Savoldelli invece dopo una lunga fuga durata quasi 60 km si arrende, ma attenzione, dietro comincia la corsa vera, si muovono gli uomini di classifica, si muove Ivan Gotti alla sua ruota, per il momento resiste soltanto Stefano Garzelli della Mercatone 1 che non ha più capitano, non c'è più Pantani, può fare quello che vuole. Gotti passa a doppia velocità l'altro bergamasco, Paolo Savoldelli, Gotti di San Pellegrino Terme. Alle spalle di Gotti c'è il solito Di Grande che cerca di pilotare la maglia rosa Tonkov. In breve tempo
Gotti e Garzelli riescono a riportarsi sui superstiti della fuga che abbiamo visto in precedenza, e dalla grafica avete capito cosa sia successo. Ci sono questi sei uomini al comando, si va verso il Gran Premio della Montagna e Gotti sembra intenzionato a fare davvero sul serio. Ancora l'immagine di Di Grande, che ha vinto una tappa ma che si trasforma in gregario in questa occasione. Qui siamo in cima al Col de San Pantaleon, passano Cepe Gonzalez e Garzelli, litigano un po' perché Cepe Gonzalez pensa alla maglia verde, poi ecco Gotti, Merckx e Micheli. Bisogna valutare il distacco fra questi uomini e la maglia rosa Tonkov. Arriva Luc Leblanc davanti a Tonkov, poi Schäfer, Guerini, ecco anche Conti in chiusura, Volpi, una ventina di secondi abbondanti, ci si getta in discesa e in discesa aumenta il vantaggio di Gotti. Lo ritroveremo fra pochissimo sulla salita finale verso Cervinia. In compagnia dei ragazzi del Fans Club di Ivan Gotti, venuti direttamente da San Pellegrino. Fate un po' di rumore però, siete tre ma dovete fare per tutti. Tra poco Gotti, forza e stacca tutti. Il suo racconto della più bella giornata della sua vita e le parole del grande sconfitto Pavel Tonkov. E allora... abbatte sul traguardo finale qui a Cervinia e spazza tutti. Tra poco i fuochi d'artificio proprio del finale di questa tappa, parleranno tutti, il trionfatore e i grandi delusi. Tra poco a Giro Sera. Ed eccoci con Ivan Gotti che deve fare tutto da solo, ormai è sulla salita finale che porta a Cervinia la sua ruota. Axel Merckx che non collabora perché è compagno di squadra di Luc Leblanc, poi Garzelli, quindi Micheli, e c'è anche Cepe Gonzalez con loro. Questa invece è l'immagine del gruppo, un gruppo molto folto con Berzin e con Luc Leblanc che sta facendo fatica, alla lingua fuori. Cattivo segno per il leader della Polti, secondo in classifica generale a 41 secondi da Tonkov. Ma attenzione, davanti aumenta il vantaggio di Gotti e del suo gruppetto, più di un minuto e mezzo in questo momento. Ivan Gotti è la maglia rosa virtuale del Giro d'Italia e non ha una bellissima faccia Pavel Tonkov, che il Giro d'Italia lo ha vinto lo scorso anno. 10 chilometri all'arrivo, insiste Ivan Gotti, Axel Merckx non ce la fa e anche Garzelli sembra andare in difficoltà. Restano così in tre davanti, mentre qui Piepoli forza l'andatura e Tonkov deve reagire. Il vantaggio sta sfiorando i due minuti, diventa sempre più pericoloso Ivan Gotti. A questo punto non si può più aspettare, fa tutto da solo Pavel Tonkov, non ha più compagni di squadra e soltanto Leonardo Piepoli gli resiste e va in crisi Luc Leblanc. Luc Leblanc non ce la fa a seguire Pavel Tonkov, che si lancia all'inseguimento di Ivan Gotti. Ivan Gotti tutto solo, in un tratto di leggero riposo si disseta, si passa l'acqua sul collo, si rinfresca. Dietro intanto passo regolare per Pavel Tonkov, tutta la potenza del russo con Leonardo Piepoli che fatica. E dietro a loro, guardate, Guerini aspetta Luc Leblanc, crisi nera per Luc Leblanc. La situazione l'avete in queste immagini, davanti a tutti Gotti che qui forza ancora una volta e rimane da solo con Micheli. Anche Cepe Gonzalez ha ceduto dopo gli altri due compagni di fuga. Ancora una volta Pavel Tonkov, che qui non è più brillantissimo come nell'immagine precedente, mentre a 3 km dal Gran Premio della Montagna, quindi a 4,5 circa dall'arrivo di Cervinia, se ne va Ivan Gotti tutto solo, prova la grande impresa. Vedete la situazione, 1,42 per Micheli e Gotti su Tonkov e Piepoli, ancora più staccato il gruppo inseguitore dove c'è Luc Leblanc. Gotti sulla sua strada trova anche un tifoso indisciplinato che gli tira l'acqua, che lui rifiuta. Arriva al Gran Premio della Montagna, al Monte Cristallo, passa da solo Ivan Gotti, 1 km abbondante, ancora 1 km di discesa per lui prima di assaporare la gioia della vittoria, ma probabilmente anche la maglia rosa se avrà mantenuto il vantaggio che aveva in precedenza. E sempre più vicino il traguardo, una nuova vittoria di tappa al Giro d'Italia per Ivan Gotti, che festeggia. Lo scalatore di San Pellegrino Terme aveva già vinto lo scorso anno la tappa impegnativa dell'Aprica col Mortirolo, ma parliamo della tappa di oggi. A più di 1 km di vantaggio su Tonkov arriva nel frattempo Micheli secondo, terzo sarà Garzelli, arriva anche Pavel Tonkov. Il suo ritardo è di 1:46 come ci dice la grafica, quindi ha perso la maglia rosa Tonkov. Leblanc chiuderà a più di 3 minuti, mentre vediamo questa grandissima impresa di Ivan Gotti. Vado a leggere la nuova classifica. Ivan Gotti è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia, a 51 secondi Pavel Tonkov, poi Luc Leblanc a 3,02, quarto Piepoli a 3,28, quindi Schäfer, Micheli, Merckx, ottavo Guerini a 6,17. Domani quindicesima tappa. Gli sportivi italiani che dal 1991 sperano di vincere il Giro oggi sono diventati tutti matti. Grazie a Ivan Gotti che ha riacceso la speranza per tutti noi. Questa maglia ti sta benissimo addosso. Allora, com'è andata? Ma direi benissimo. È stata una tappa difficile, ho attaccato, ho rischiato perché poteva anche andarmi male.
Ho capito da Valtournanche che potevo farcela. Ho dato tutto, ho vinto anche la tappa e la maglia. Direi che meglio di così non potevo andare. Senti Ivan, sembravi la terza forza dopo Tonkov e LeBlanc. Tra virgolette ovviamente, chi è che ti ha deluso di più? Il russo o il francese oggi? Ma non ha deluso nessuno. È stato un mio attacco che ha sorpreso un po' tutti. Non ha sorpreso me perché io ci credevo, stavo bene, avevo una buona condizione e lasciavo un po' fare a loro due, a LeBlanc, a Tonkov, che è gente insomma di esperienza, è gente che come Tonkov ha già vinto il Giro d'Italia e li ho sorpresi, però ho dimostrato che sono andato forte perché anche nel finale insomma ho cercato di mantenere il mio tempo che avevo. Senti, su Tonkov. Una cosa, per lasciarti andare subito, stasera vai a letto con la tua maglia rosa, sicuro che non la toglierai più o meno. La difenderai, perdona il gioco di parole, difendendola, difendendoti o attaccando? Ma guarda, ci sono delle tappe che domani è abbastanza impegnativa, comunque cercheremo di tenere questa maglia difendendomi e di magari di tenerla fino al giorno del cronometro. Poi lì cercherò appunto di difendermi perché la cronometro va più a favore di Tonkov. Comunque a mio favore ci sono ancora tutte le tappe, i tapponi che sono a mio favore. Una gran bella tappa, Nicola, è stato bello anche quello che hai detto appena tagliato il traguardo. Non hai parlato di te ma di un tuo avversario che ti ha fatto compagnia per gran parte della tappa. Sì, beh, il mio avversario per me sono tutti i miei colleghi. Ho trovato un Ivan Gotti irresistibile, ha veramente meritato penso la maglia rosa, è stato bravissimo, ha attaccato da lontano, ha avuto veramente tanto coraggio, ha meritato anche la tappa e io del resto sono contento perché sono riuscito a contenere il distacco e a portarmi in avanti in classifica. Tra poco a Giro Sera ancora le testimonianze di tutti i grandi protagonisti di questa memorabile giornata e soprattutto tutte le novità tra le maglie colorate del Giro. Tra pochissimo a Giro Sera. 28 anni, occhi vivi e profondi, e Ivan Gotti, il bergamasco che si aggiudica la tappa di Cervinia. Vince per distacco su Nicola Miceli, ma soprattutto è il nuovo leader della classifica generale, è il nuovo uomo in maglia rosa con 51 secondi di vantaggio sul russo Pavel Tonkov, al quale avevamo ormai fatto l'abitudine. Cambia proprietario anche la maglia verde, quella del Gran Premio della Montagna, ci mancherebbe altro con le salite che ci sono state nella tappa di Cervinia. È il colombiano Chepe Gonzalez che la toglie a Mariano Piccoli. Resta invece lo stesso proprietario nella classifica dell'Intergiro della maglia azzurra, si tratta del russo della Roslotto, Dmitry Konyshev. Idem dicasi per Mario Cipollini, che continua a conservare la maglia ciclamino della classifica punti, lui che è un velocista evidentemente a Cervinia è arrivato con un considerevole ritardo rispetto ai primi. Per quello che riguarda il combattivo, bene, lo svedese Glenn Magnusson, vincitore sul traguardo di Cuneo e già vincitore anche di una tappa al Giro d'Italia dell'anno scorso in Grecia, Nafpaktos. Per quello che riguarda le classifiche a squadre, ecco la MG premiata nella speciale classifica a punti, è la squadra che ha raccolto più punti nella tappa di Cuneo, mentre per quello che riguarda le squadre a tempi, ecco l'Amore Vita Forza Arcore del patron Ivano Fanini, che è anche poi la squadra del vincitore di Cuneo, Glenn Magnusson. Da Cervinia è tutto, Giro Sera termina qui, siamo con questo bellissimo Aschi. Vi ricordiamo, domani innanzitutto l'Italia si sveglia in maglia rosa grazie a Ivan Gotti. Noi saremo come sempre alle 19.30 per raccontarvi su Rete 4 un'altra tappa molto importante. Domani si arriva a Borgo Manero e si scala il Mottarone. Grazie a tutti voi per averci seguito, buona maglia rosa a tutti gli sportivi italiani, ci vediamo domani. Giusto? Dalla partenza di Venezia ieri si sono ritirati Contrini e Oscar Pozzi, ma noi andiamo in gruppo con la telecamera di Massimo Schiaffino con le ginocchiere rosse di Cipollini, chissà che non venga multato anche per questo. Vediamo ai giudici se c'è un regolamento per gli slip, che colore dobbiamo portarli. Cipollini scherza sulle sue multe, Zanette ha altre richieste, ascoltiamolo. Sotto gli 8 gradi e sopra le pendenze dell'8% dovrebbero annullare le corse. In effetti oggi gran freddo, addirittura è nevicato sopra i 1500 metri, al Forte di Bard la corsa è già cominciata,
Stiamo lasciando la Val d'Aosta, un'occasione per ammirare il paesaggio, ma i corridori hanno poco tempo perché davanti si è scatenata la bagarre subito dopo 2 chilometri. Si forma un gruppo di una ventina di corridori all'attacco già dopo 6 chilometri. Li vediamo, si tratta di Spruck, Zanette, Bolarsen, Bonetti, Molinari, Rosciori, Piccoli, Pozzi, Pierdomenico, Boscardin, Cepe Gonzales, Podenzana, Coppolillo, Bettin, Pardrosch, Manzoni, Sivakov, Pippo Casagrande, Ushakov. In coda vedete proprio Fontanelli, che sarà il primo a staccarsi assieme a Ushakov, e al loro posto arriveranno altri uomini a rinforzare gli attaccanti. Quali uomini? Questi: Berzin, Noè, che vedete inquadrati, Belli, Cenghialta e Vatteroni. Ma non c'è nulla da fare, dopo 38 chilometri il gruppo ritornerà compatto, si va ormai verso l'intergiro, posto a Biella. Piove davvero molto, lo vedete, è una giornata molto difficile, oltretutto non è semplice, c'è anche il Mottarone da scalare. Prima dell'intergiro, l'ennesimo tentativo, lo propongono Loda e Roscioli, ma anche in questo caso non c'è niente da fare. L'intergiro di Biella, la volata, Cipollini precede Konicev e Sivakov, e al quarto posto Pippo Casagrande. Cipollini che non ha la maglia ciclamino perché piove, ha messo quella della squadra a maniche lunghe che lo protegge. A proposito di maglie, parliamo di camicie, invece camicie verdi con l'inviato leghista. Sono Franco Ligas, inviato della Liga, ben visto dalla Lega. Per la serie Interviste Federaliste abbiamo qui con noi... Scusate l'interferenza. Vite grande, l'uomo malato, se si padre, che lo duri. Vite grande, l'uomo malato, se si padre, che lo Zessi pade che l'onuri e mi allegra, Zessi pade che l'onuri e mi allegra, Zessi pade che l'onuri e mi allegra, Zessi pade che l'onuri allegra mi. È tutto, abbasso il Giro d'Italia, viva il Giro delle Regioni, autonome, indipendentiste, federaliste. Franco Ligas, dal fronte della Liga, Borgomanero. Alzi la mano chi se lo aspettava, Pavel Tonkov, il Respo d'Estato, parte alla riconquista del suo trono il giorno dopo la sconfitta di Cervinia. Lui è forte, ma Ivan Gotti è più forte ancora di lui. Vediamo questo nuovo in atteso duello. Dopo l'intergiro di Biella, dopo una cinquantina di chilometri, allungano in 14 Forconi e Pippo Casagrande davanti a tutti, ma ci sono anche Baronti, Chiesa, Bonetti, Roscioli, Piccoli, Paluan, Werner, Savoldelli, Sivakov, Dotti, Apollonio e in coda Barbero, che è proprio l'iniziatore di questa fuga, lui che è di Sala Biellese, quindi piemontese, proprio di quelle parti. Arrivano all'attacco del Mottarone col vantaggio massimo proprio a inizio salita, quasi 7 minuti sul gruppo. Ma lungo la salita rimangono soltanto in 4, attacca prima Forconi, resiste Baronti, poi arrivano anche Savoldelli, lo vedete, e Pippo Casagrande, proprio Savoldelli che ieri è stato maglia rosa virtuale durante il tappone che si concludeva a Cervinia. Gruppo dei migliori dall'alto, con Grafica che inquadra un po' il Mottarone, posto sopra Stresa guardandolo dal Lago Maggiore, ma lo si sta scalando dall'altro versante. Nel gruppone prova Tonkov a assaggiare la resistenza degli avversari, ma rimane tutto sotto controllo. Gran Primo della Montagna, passa Pippo Casagrande per primo, poi Savoldelli, Baronti e Forconi. Ci si mette la mantellina, discesa pericolosa, discesa resa viscida dalla pioggia, pioggia battente, gran freddo. Arriva anche il gruppo al Gran Primo della Montagna, gruppo che ha già recuperato parte degli ex fuggitivi, gruppo a quasi 4 minuti. Qui siamo a Stresa con le immagini, immagini inconfondibili per chi conosce il Lago Maggiore. Gran Primo della Gazzetta dello Sport, c'è una volata più o meno vera, non ce ne voglia l'avvocato Castellano, Pippo Casagrande, a lui 10 milioni alla sua squadra. Avete visto due uomini che si erano aggiunti, esattamente Chiesa e Sivakov, che però perdono nuovamente contatto dal quartetto che avete visto in cima al Gran Primo della Montagna, per opera di Forconi. Ma attenzione, nel gruppo della maglia rosa che è sotto questa mantellina nascosta di Gotti, c'è l'attacco di Tonkov, controllato però dal corridore bergamasco. Nel gruppo della maglia rosa non c'è invece Leonardo Piepoli, il quarto della classifica generale in grave crisi, lo vedete, aiutato da Steinhauser e Mazzanti. Arriverà al traguardo con quasi 9 minuti dai primi 4, da questo gruppetto che si sta già giocando la vittoria. Siamo a poco più di un chilometro dall'arrivo, c'è Forconi che non collabora e prova a sorprendere gli altri, decisamente più veloci di lui, non ce la fa, c'è invece la volata lanciata
da Paolo Savoldelli al centro della strada, Pippo Casagrande alla destra di Pippo Casagrande c'è invece Alessandro Baronti, è un testa a testa toscano fra i due ed è Baronti che ha la meglio su Pippo Casagrande, poi Savoldelli più staccato Forconi. Attendiamo ora l'arrivo del gruppo, gruppo con Noè in testa su Bettini a meno di un minuto. E vi andiamo a leggere la nuova classifica generale perché non c'è Piepoli in questo gruppo, mentre Baronti festeggia la sua vittoria. Gotti sempre maglia rosa, 51 secondi su Tonkov, al terzo posto Leblanca 3.02, poi Schäfer, quindi Miceli che perde qualcosa, quinto a 4.07, quindi troviamo Guerini, Di Grande e Belli. Oh, che male alle braccia, ho i crampi dappertutto. Dai. Senti, ma però sono i crampi più belli che mi hai provato, di la verità. Sono, guarda, al settimo cielo perché sono anche dei giorni particolari, mia moglie è all'ospedale, sta per nascere il mio primo figlio e il 4 giugno sarà il mio compleanno, perciò oggi volevo veramente far bene per me e per la squadra, per tutti, veramente. Hai fatto un regalo a te, a tua moglie, alla squadra che, a squadra che ne aveva bisogno, perché comunque, no? Sì, sono contento di essere il primo che vince per l'ASICS CGA, è veramente una grossa soddisfazione per me. Una cosa è certa, Pavel Tonkov ha deciso di non dargli neanche un attimo di respiro. Da qui a Milano, Ivan Gotti finalmente con la maglia rosa, anche se fa freddo e ti ringraziamo perché sei un po' scoperto. Te l'aspettavi questo attacco di Tonkov? Ma sapevo che poteva attaccare, però oggi anche sulla salita secondo me lui sperava che con questo tempo accusassi un po' il freddo. Invece ho dimostrato anche oggi di star bene, di essere in condizione e di agli scatti di rispondere bene. Senti, Leblanc dicono letteralmente scomparso. Un tuo parere? No, è accusato un po' quei due giorni qua, un po' ieri con la tappa, si vede evidentemente non ha recuperato bene, oggi il freddo, però visto che è arrivato ancora coi migliori vuol dire che ha recuperato bene anche la tappa di ieri. Questo freddo, il fatto che dopo due settimane di sole sia arrivata la pioggia? Ma sicuramente fa male a tutti, a tutti i corridori, perché dai 30 gradi che c'erano in Calabria arrivare qua ai 4 gradi sulla salita è stata un po' una giornata terribile oggi. Sono contento perché mi sono difeso bene, ho sempre avuto problemi con la pioggia, ho sempre accusato di alcuni distacchi. Oggi sono contento perché ho sconfitto anche la pioggia e il brutto tempo. Lo sconfiggiamo fino a Milano il brutto tempo? Ma speriamo di sconfiggere Tonko più che il brutto tempo. Grazie Ivan, ciao. Bentrovati cari Potti in albergo. Dunque la quiete prima della tempesta potrebbe essere il tema della tappa di domani che porterà i corridori da Borgo Manero a Dalmine. Saranno 158 chilometri senza grosse difficoltà. Poi arrivano le montagne e ancora le montagne. Noi ovviamente saremo lì tutti i giorni con Girosera. Vi aspettiamo domani 19.30 Rete 4 come sempre. Ciao! Loda, Pistore, Fontanelli e Lecchi, con loro si sono aggiunti Roscioli e Volpi, 3 km alla conclusione, il Diavolo sulla sinistra che va a salutare il passaggio del gruppo, ne approfittiamo anche per far scattare il nostro cronometro, 12 secondi, è un bellissimo braccio di ferro tra i sei attaccanti, il gruppo che ritorna dentro e credo che una grossissima accelerazione potrebbero darla a questo punto gli uomini di Mario Cipollini se riescono a prendere la testa del gruppo. Sentiamo Di Benedetto, no, c'è ancora l'agroslotto ZG, a te Claudio. Davide ha dato una bella accelerata, il gruppo rimiene forte, ha guadagnato terreno a vista d'occhio, però non è ancora detto perché i sei sono in vista ormai dei 2 chilometri. Cribiori, Branco a te. No, stanno andando fortissimo, guarda, di dietro sono allungatissimi, ho l'impressione che li prendono negli ultimi 500 metri, ma li prendono. Stanno arrivando sotto, è veramente bello questo finale. Si sposta Pistore, lascia a Lecchi il compito di rimanerli davanti, al momento è Fontanelli che rimane più coperto, l'MG Technogen sta sacrificando questi tre corridori, Lecchi, Loda e Pistore, subito dietro Fontanelli, e forse da questa immagine la sensazione che il gruppo ce la può fare. Ma non lo so Davide, mi sembra ancora difficile, abbiamo visto come Fontanelli adesso a questo punto non tiri più, siano gli altri tre che stanno dando il tutto per tutto per poter arrivare. Fontanelli è sicuramente il più veloce,
di questi tre, naturalmente, sai, non sarebbe brutto a questo punto che dovessero perdere la corsa se dovessero arrivare. Adesso vediamo Sivakov, e davanti sono sempre loro tre che girano, mentre Volpi, Roscioli e Fontanelli si mantengono dietro. Vedete come Fontanelli continua a girarsi, deve preparare lo sprint, deve controllare due avversari come Volpi e Roscioli, che naturalmente cercheranno di impensierirlo nel finale. Ottima occasione per Fontanelli, e il finale reso ancora più bello ed emozionante da questo gruppo che ha atteso veramente tanto a rientrare, ha lasciato troppo spazio a dei corridori che ci hanno creduto fino in fondo, anche quando il plotone era lì a 10-12 secondi, sarebbero bastate due tirate per riportarsi sotto, ma ci hanno creduto. Il gruppo ha rallentato, hanno preso 25 secondi, e ogni secondo da limare su questi quattro atleti è stato veramente difficilissimo da recuperare per il gruppo. Ultimo chilometro, seguiamoli assieme, se lo meriterebbero veramente di giocarsi lo sprint per questo successo di tappa. Loda, Pistore, Lecchi, Fontanelli che è il più veloce, Roscioli e Volpi con il gruppo che da dietro, soprattutto l'amore Vita Forza Arcore, prova a riportarli sotto. Silvio. Prova a riportarli sotto, ma adesso le immagini che abbiamo in questo momento non ci danno chiaramente l'idea di quale sia il distacco. Io credo che hanno delle grandissime possibilità di farcela, anche perché vedi come stiano veramente dando tutto. Io credo che ci siano delle possibilità molto concrete per loro. E se lo meriterebbero, mentre abbiamo visto proprio gli uomini di Cipollini provare a portare sotto la maglia Cicamino. E Loda adesso, mentre Fontanelli continua a voltarsi per riuscire a valutare il momento nel quale alzarsi sui pedali e partire, ma è Roscioli che parte per primo. Sì, Roscioli che parte, c'è l'amore Vita Forza Arcore dietro. Roscioli che parte, e il gruppo che prima dell'ultima curva prova a riportarsi sotto. Roscioli, ma parte anche Fontanelli. Bellissimo finale con Fontanelli ancora davanti. Fontanelli, vediamo, è lui che vince la tappa. Bravissimo Fabiano Fontanelli, bravissimo. Poi Roscioli, poi Volpi, poi Loda, e poi da dietro arriva Magnusson che d'un soffio si vede sfuggire la volata. Bellissima anche l'immagine di Loda che passa. Fontanelli, vediamo, è lui che vince la tappa. Bravissimo Fabiano Fontanelli, bravissimo. Fabiano Fontanelli, cosa c'hai sulla guancia? Ma credo di avere il segno di un rossetto, di un bacio che ho ricevuto da Namis. Ben venga, perché non me ne voglia la moglie, comunque se mi danno dei baci vuol dire che ho vinto, un buon segno. È la vittoria della squadra, è una vittoria che l'MG ha cercato a tutti i costi. Sì, direi che è una vittoria soprattutto di squadra, mia personale, perché sono io che ho vinto, ma il merito è soprattutto dei miei compagni. E avete sentito il fiato di Cipollini lì negli ultimi 500 metri? Ma veramente, se devo essere sincero, abbiamo sentito il fiato del gruppo da 30 km fino qui all'arrivo, ma abbiamo veramente tenuto duro e abbiamo fatto un buon lavoro. Devo dire che i miei compagni sono stati veramente grandi. Cari amici, buonasera, benvenuti a Giro Sera. Abbiamo appena visto la gioia di Fabiano Fontanelli, il fiato di Cipollini, ma noi glielo chiediamo subito: cosa avevi mangiato? No, non mangio aglio, non mangio cipolla, mangio normale. Hai appena detto, avevo mangiato aglio, cioè sei andato controvento, dai, di la verità. Ho detto, avevamo vento a favore, probabilmente lo senti. Allora, buonasera a tutti voi, siamo qui a Bergamo in diretta con Giro Sera, con Paolo Fornaciari, Mario Cipollini, Dario Frigo, Alexander Moss, aspettiamo la maglia rosa Ivan Gotti, siamo con la Saeco. Allora, torniamo a Fabiano Fontanelli, vincitore, con tutti i nostri applausi e complimenti, il velocista appunto della MG Technogym, che oggi è arrivato primo sul traguardo di Dalmine. Lui e Loda, fuggitivi e vincitori di oggi, si erano presentati questa mattina alla partenza, al villaggio partenza a Borgomanero, di ottimo umore a dispetto delle zero vittorie ottenute sin qui al giro dalla loro squadra. Allora, prima di parlare, di restare appunto qui in compagnia degli amici che abbiamo appena presentato, andiamo a vedere come fa bene alle volte ridere, anche magari di un pochino di sfortuna, perché poi la sfortuna si gira in fortuna. Quindi andiamo a vedere subito il TG Giro proprio con Fabiano Fontanelli e Nicola Loda, e poi subito dopo il racconto di questa giornata. A voi. Amici di Giro Sera, benvenuti all'ultima edizione di TG Giro. Queste le principali notizie di oggi. Preoccupazione. Dopo il tracollo di Cervinia, il team Ponti si interroga sulle reali condizioni di Luc Leblanc. Secondo Gianluigi Stanga, team manager, il vero problema è che Leblanc less tank, da noi si direbbe less tough. Testimonial. La cantina Tollo, ditta produttrice di vini, non riuscendo a vincere una tappa, ha deciso di inserire un suo carro pubblicitario in carovana. Si tratta di un'auto a forma enorme di damigiana, e con dentro Cesare Cadeo in ammollo,
manie di grandezze, preoccupazione. A Rete 4 Giacomo Closa è impazzito e ha cominciato a sostituirsi al regista, dirigendo lui le telecamere. La preoccupazione ora è che lui faccia le domande ai corridori e si risponda anche da solo. Ivan Gotti, ieri durante il collegamento con Pressing si è visto presentare da Vianello come ex gregario di Tonkov. A fine puntata Ivan Gotti ha chiesto che Pressing venga chiamato Pressapoking. Bene, buonasera, anche da oggi è tutto. Un saluto da Fabiano Fontanelli e Nicola Loda. Ciao! Ciao! Comincia così la 16ª tappa alla Borgo Manero d'Almine, 158 km, sono invece 140 i corridori rimasti in gara, ne mancano 40 dalla partenza di Venezia. Ma ascoltiamo Paolo Bettini con degli auguri in ritardo. A me stesso. Volevo fare gli auguri alla mia ragazza, ieri era il suo compleanno, ma ieri è stata una giornataccia, me lo sono dimenticato. Spero li accetti lo stesso. Ciao Monica. Oggi molti corridori lombardi troveranno pane per i loro denti, troveranno i parenti. È già pronto per la visita. Che visita? Se è stata allora ci va qua. Spero di farla, ma la vedo molto dura. Mi passa 60 all'ora e mi fermo, così sto lì addirittura a casa, non continuo il giro. È tornato il Noè pessimista, quello dell'anno scorso, ma qui siamo al chilometro zero. Fischia l'avvocato Castellano, parte ufficialmente la tappa. E noi andiamo ancora a sentire questa volta Pavel Tonko. Sono io. Un mascherato. Bene, grazie. Sono scattate, dobbiamo andare avanti. Allora andiamo anche noi con la nostra moto condotta da Gianni Zucchetti, con Massimo Schiaffino operatore, a vedere cosa succede. Davanti è scattato Marco Lietti, che ha una storia particolare per questo scatto. Ieri sono partiti i corridori a tuta quando lui stava facendo pipì, possiamo dirlo. Oggi ha restituito pan per focaccia, è partito subito lui al chilometro 2 a Gattico. Poi il gruppo torna compatto, Mario Cipollini nelle prime posizioni, ma si viaggia molto forte, andatura elevatissima. Ci provano ancora altri tre uomini, Coppolillo, Fontanelli e Gasperoni, ma vengono raggiunti anche loro. Molti tentativi, anche Loda, Lietti al chilometro 20, e poi definitivamente la situazione torna nella normalità. Gruppo compatto. Non è te, è una radiolina, voglio ascoltare un po' di musica, ma stamane è la giornataccia, me la tieni, me la ridai dopo, grazie. Guardate l'espressione di Cipollini che scherza. Ma si viaggia forte, se ne vanno poi col permesso del gruppo Bortolami, Noè ed Apollonio. Dietro a loro escono altri corridori, fra questi Andriotto che si arrabbia, sentitelo. L'hanno dimenticato, deve andare anche lui in visita a parenti, li ritroveremo fra pochissimo, mentre Andriotto continua a urlare. Ritroviamo invece qui Mario Cipollini e tutti i corridori. Abbiamo preso, diciamo, i rappresentanti della Saeco. Mario, tu hai indossato la maglia gialla al Tour, la maglia rosa in Italia. Qual è la differenza nell'indossare queste due maglie in due paesi diversi? Insomma, è chiaro, in Italia sei in casa, insomma. Sicuramente c'è una netta differenza, anche se la maglia gialla ha un'importanza, una risonanza migliore rispetto a quello che è il ciclismo internazionale, si può definire l'università del ciclismo. E ti procura una grandissima soddisfazione, perché è tutto un entourage abbastanza diverso. Ti accorgi di un'organizzazione, quella del Tour, senza criticare le altre organizzazioni, che vai a fare una conferenza stampa e ti rendi conto che è tutto il mondo ad ascoltarti, mentre il Giro d'Italia è una cosa un pochino più familiare, ma una soddisfazione che viene dal cuore, perché bene o male chi sta facendo del ciclismo professionistico si è sempre misurato, nel senso che voleva un giorno arrivare al professionismo, e cosa fare se non pensare al Giro d'Italia? Bene o male è l'istituzione, no? Certo. Del ciclismo, il Giro d'Italia. Certo. Qualsiasi ragazzino che va a vedere una gara di ciclismo pensa subito al Giro d'Italia. Perciò avere una maglia rosa è una sensazione veramente forte, anche se vale un attimino meno dal punto di vista professionale, se vogliamo dire così. Allora, Ivan Gotti e Mario Cipollini, capitani coraggiosi della Saeco, ma diversissimi tra di loro. Paolo Fornaciari, che mi sembra stessa terra di Cipollini. Due aggettivi, uno per Mario e uno per Ivan, al volo. Mario, una persona incredibile, l'ha dimostrato ieri, si è messa a disposizione subito, fin dai primi chilometri, per Ivan Gotti quando è andata via la fuga. Questo è il carattere di Mario. Noi lo soprannominiamo il principe.
Il principe è stato un soprannome che abbiamo dato a Mario, è un grande. E Ivan Gotti, ho avuto la possibilità di conoscerlo quest'anno come compagno di squadra e come, diciamo che sono fortunato, come leader del Giro d'Italia. È una persona semplice ma molto concentrata e decisa, e penso che questa maglia rosa non sia stata trovata così per strada, è una preparazione a lungo fatta e questo penso che Gotti se lo meriti. Ma quanto è bello sentirvi parlare. Allora, volo, due aggettivi ma rapidi, perché la poesia l'ha fatta lui. Ma diciamo che Mario è un po' l'anima di questa squadra e, come diceva Fornaciari prima, il fatto stesso che ieri penso che sia stato quello più determinato di noi in corsa e è riuscito a trasmetterci lungo la strada tutta questa sua determinazione, e noi ce l'abbiamo messa tutta per aiutare Ivan e riuscire a portare questa maglia rosa fino ad oggi. In casa Saeco, Alexander, per Ivan cosa mi dici? Io li trovo molto, molto calme. Credo che qui ha possibilità di fare questo giro molto bene, perché l'ho visto che che calmo. Noi ridiamo perché poi gli faremo anche dire la parola bicicletta, ma c'è tutta una spiegazione, Cipollini lo sa. Ci vediamo tra pochissimo a Giro Sera, avremo anche Manuela Dicente e Antonio Rossi nelle grinfie del nostro Franco Ligas, le grinfie nel senso migliore del termine. Ci vediamo tra poco. Interviste federaliste, abbiamo qui con noi. Scusate l'interferenza, siamo qua per la partenza del giro. Certo che a differenza della canoa qua c'è un bel giro, un sacco di belle tusanne. Peccato che io abbia scelto la canoa. Comunque chissà, mi sarebbe piaciuto tantissimo fare il ciclismo. Chissà, avrei potuto anche sfidare il Gotti. Oh, interferisco anch'io, c'è vino da dì. Allora, dal Friul in Lombardia, a Ningator sempre con la bicicletta, o cuscio, dipende. Comunque sempre in allegria e facendo sport, perciò che ne robe bellissime, metto gli sin denti, freschi. È tutto per il Giro d'Italia, anzi abbasso il Giro d'Italia. Viva il Giro delle Regioni, autonome, indipendentiste, federaliste. Franco Ligas, dal fronte della Liga, Dalmine. Abbiamo lasciato Andriotto, lo ritroviamo fra i suoi parenti, lo salutano, lui è di Busto Arsizio in provincia di Varese, riparte, attenderà il gruppo, ma sulla sua strada trova tanti amici e qualche amico particolare. Guardate un po', se siete bravi lo riconoscerete, è Stefano Zanini con la sua famiglia. Tutto bene? Abbastanza bene, dai. E lui chi è? Chi è? Lui? L'erede. Guarda, guarda la moto grossa. Oh, bocca al lupo a tutti. Ciao. Saluto anch'io Stefano Zanini, lo ritroveremo presto sulle strade, lo scorso anno è stato anche maglia rosa. Impegnatissimo invece Gianluca Bortolami, sembra una fuga vera, in realtà va a trovare sua moglie e suo figlio, ma ne approfitta per vincere i 10 milioni del Gran Premio Gazzetta dello Sport, l'impegno c'era. L'avvocato Castellano è avvisato, non gli revocherà il premio. Bortolami con la famiglia. Luca. Hey! Mio figlio, Alessandro. Guarda, papà ha fatto uno sforzo di trovarti. Ma adesso andiamo a cercare altri protagonisti. Apollonio apre la strada a Noè, qui siamo a Robecco sul Naviglio. Per Noè c'è la fidanzata e c'è anche il canonico bacio. Questa deve essere la futura suocera, da Dellei, meno canonica invece questa gita in bicicletta con la fidanzata. Ricordiamolo, siamo sulle strade del Giro d'Italia, capita anche questo. Se volete portare la fidanzata in bicicletta, fate così, come vi insegna Andrea Noè. Calcaterra. È un po'... Sarà meglio boccare! Scherza Calcaterra con sua mamma e con i suoi amici, firma invece autografi a Apollonio, si ferma anche lui, così come si sono fermati Alessandro Pozzi, Bramati e Missaglia, non inquadrati, ci perdoneranno. Il gruppo torna compatto e il nostro operatore Paolo Micai ne approfitta per riprenderlo sulla moto a condurre Rino Colombo, il nostro motociclista. Un doveroso ringraziamento a loro che ci forniscono queste immagini. Continuiamo nel montaggio di Massimiliano Giavarini, qui tutta la Brescia lata davanti per onorare la memoria di Maurizio Castelli, un traguardo volante proprio alla sua memoria.
Gli scatti continuano e protagonista Fabio Roscioli, con lui vedete Bontempi, Francesco Frattini, anche Sgambelluri. Si aggiungeranno altri uomini, Cauz e Rubiera, che vedete poco discosti, ma non c'è nulla da fare. Il gruppo tornerà compatto e si viaggia sempre veloce. Media della prima ora 49.200, media della seconda ora 45.500. Immagini dal rifornimento di Lacchiarella, provincia di Milano. Mancano poco più di 60 chilometri alla conclusione. Ritroveremo il gruppo proprio qui a Lacchiarella fra pochissimo. Faccio così. Allora, siamo rientrati qui in diretta. Mario Cipollini, ci devi raccontare, ce l'ha detto prima, dietro le quinte, diciamo così, come hai conosciuto Ivan Gotti e come siete diventati amici? Ma Ivan Gotti lo si conosceva perché sin da dilettante era un corridore che prometteva benissimo, specialmente per questo tipo di gare. È successo alla Monte Carlo Lasso, stavamo salendo il Capo Berta, il gruppo appallato, sto usando terminologia ciclistica, sì. E per un attimo gli ho urtato con la leva del freno nella coscia, e l'ho spostato perché il mio peso sicuramente è diverso dal suo, perciò gli è dato, l'impatto è stato abbastanza violento. Mentre io gli stavo chiedendo scusa, così lui ha avuto un gesto come di stizza incredibile, ha dimostrato, insomma, mi ha mandato a quel paese. E io non sono riuscito neanche a reagire, perché l'avete visto, no? Come Iva, solo fisicamente, e poi dallo sguardo sembra un bambino. Però ho assorbito, ho detto che cavolo, questo ha un carattere non indifferente, un neoprofessionista, uno che è 7-8 anni che è in questo ambiente. Mi è piaciuto subito molto, e lo sta dimostrando anche in questo momento. Bene, noi andiamo ancora con la sintesi di Francesco Pierantozzi e poi saremo nuovamente qui per raccontarvi altre bellissime storie. È una barzelletta. È una barzelletta, pulita però. No, un po' meno. Ma come un po' meno? 60 km al traguardo, uscita dal rifornimento di Lacchiarella, e guardate, c'è un attacco condotto dalla MG Tecnogym, che tenta di sorprendere tutto il gruppo con un'azione di squadra, quindi un'azione studiata a tavolino da Ferretti, conosciuto da tutti come Ferron, un vero stratega. Deve sorprendere chi? Le squadre dei velocisti, perché l'arrivo è decisamente adatto a Cipollini e soci. Si forma un gruppo di 6 uomini, avete visto Roscioli, vediamo Volpi, e ancora le immagini per Roscioli, che ha vinto una tappa al Tour de France con più di 200 km di fuga. Volpi, che sta conoscendo una seconda giovinezza, 35 anni, sta di nuovo davanti a tutti, è in fuga con chi? Con Loda dell'MG, così come dell'MG Tecnogym e Pistore, davanti a lui, buona la sua Vuelta lo scorso anno. Poi ci sono anche Angelo Lecchi, che si è finalmente ripreso dai guai delle ultime stagioni, e davanti a tutti Fabiano Fontanelli, decisamente l'uomo più veloce di questo gruppettino. In gruppo la maglia rosa di Ivan Gotti, la vediamo per la prima volta, ieri l'aveva dovuta nascondere sotto la mantellina impermeabile, è pilotato da Fornaciari, che tiene informato il suo direttore sportivo Salutini. Tutto tranquillo in gruppo. Il vantaggio aumenta subito per questi uomini, sembra una cronosquadra, guardate, ma anche Volpi e Roscioli, ve l'assicuriamo, danno una grossa mano. Chi insegue? Insegue la Cantina Tollo con la Mercatone 1, la squadra del velocista Traversoni, e anche la Festina di Wust, che ha già vinto una tappa. 50 secondi il vantaggio massimo, ma qui siamo all'intergiro di Caleppio di Settala. Ecco qua lo sprint di Fontanelli su Roscioli, millimetrico, è una buona occasione per vedere se hanno guadagnato, se stanno perdendo gli uomini di testa. E allora attendiamo il responso cronometrico. Si avvicina il gruppo, ecco qua, 27 secondi quando mancano 35 km scarsi al traguardo. Impegnatissimo Volpi, così come Pistore, Roscioli, ecco Angelo Lecchi, poi Nicola Loda, che è andato benissimo all'inizio della stagione nel Giro di Malesia, in coda Fontanelli, l'uomo protetto. Altri due compagni dell'MG, Coppolillo a sinistra, Santa Romita a destra, sono invece nella coda del gruppo, loro hanno i compagni davanti, possono stare tranquilli. Immagini da Cassano d'Adda, il paese di Gianni Motta, vantaggio di 12 secondi, più di 20 km al traguardo, sembra finita la fuga. Invece no, perché aumenta progressivamente il vantaggio, 24 secondi a 15 km, poi a 10 km 22, e qui siamo a 5 km, occasione per valutare il distacco, è ancora buono, 21 secondi, incredibile, con tutto il gruppo che insegue, avete visto la Roslotto ZG. All'ultimo chilometro sono ancora in vantaggio questi fuggitivi, hanno nelle gambe ormai 60 km di fuga, e insiste ancora l'MG Tecnogym, che vuole vincere questa tappa. Ma il gruppo è lì dietro, lo vedete, anche se l'immagine è decisamente schiacciata e non risponde alla realtà. Comunque il gruppo che insegue fa paura, e fa paura agli uomini in fuga che continuano a voltarsi. Davanti a tutti c'è Pistore in questo momento, sono molto decisi nel pilotare il loro uomo veloce, Fontanelli, che si volta a guardare chi? A guardare il vantaggio, a guardare il vantaggio sull'Amore Vita Forzarcore, che porta Magnusson con Cipollini a ruota. Ma non c'è niente da fare per i velocisti, ormai è lanciata la volata fra i fuggitivi. Roscioli al centro della strada, è già stato scavalcato da Fontanelli, che vede sempre più vicina la sua terza vittoria al Giro d'Italia, terza vittoria di tappa. È così, Fontanelli può festeggiare la vittoria davanti a Roscioli.
Pozzoli, poi Lecchi su Volpi, quindi Magnusson che vince lo sprint del gruppo, e gruppo che si ricompatta proprio sulla linea d'arrivo. Terza vittoria per Fontanelli, che aveva già vinto nel 93 ad Ozza, nel 96 a Lovano e quest'anno ad Almine. Maglia rosa invece per Ivan Gotti, la difenderà domani nella 17ª tappa che arriva a Verona. Torniamo in diretta con Giro Sera. Ancora una domanda a Mario Cipollini, che neanche impegnandosi potrebbe essere diplomatico, perché questo, e questo ce lo fa amare ancora di più. Allora, che cosa succede con la cronometro? Dicono che Tonkov porterà via la maglia rosa a Ivan Gotti. Tu che ne pensi? Ma io personalmente non credo. Non credo, perché Ivan in questo momento è sostenuto da una condizione eccezionale. Il percorso lo avvantaggia perché non è un percorso da specialisti, un percorso molto impegnativo con l'arrivo addirittura quasi in salita. Gotti non è strutturalmente preparato per essere un cronometrista, però ha dalla sua una grande condizione e penso che riesca a fare qualcosa di veramente eccezionale. L'abbiamo visto al Tour de France arrivare quinto, una cronometro impegnativa dove aveva davanti a sé dei grandissimi campioni. Io non credo che Tonkov riesca a portargli via la maglia rosa. Prima di tutto lo spero, poi non credo. Questo è il pronostico di Mario Cipollini. Rapidamente, Paolo Fornaciari, sì, per dopo domani che succede? Sicuramente Tonkov è il favorito, però Ivan, avendo la forza della maglia rosa addosso, in una buona condizione, sicuramente può fare una bella gara. Allora, i preziosissimi, Dario Frigo, pronostico secco. Per me Gotti riesce a mantenere la maglia rosa, anche perché nella cronometro di San Marino è riuscito a limitare i danni. Col passare dei giorni la sua condizione è cresciuta e l'ho dimostrata a Cervinia, per cui penso che non abbia problemi. Bene, Alexander Moss? Per la gara vede Berzini e poi Tonkov e Gotti. E speriamo che Gotti guarda anche la maglia. Allora, noi adesso, a proposito di maglie, andiamo a vedere tutte le maglie di questa giornata del Giro d'Italia. Poi torniamo qui. Anche la MG Tecnogym finalmente vince una tappa, la vince con Fabiano Fontanelli, vecchia conoscenza del Giro, e la tappa con arrivo ad Almine. Fontanelli vince dopo aver partecipato ad una fuga di 6 uomini con 4 compagni di squadra. Resta in maglia rosa, ovvero il leader della classifica generale, il bergamasco.